Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, abbiamo ascoltato la prima lettura un po' difficilotta, perché c'era la storia, questa si chiama tecnicamente la pagina che abbiamo ascoltato, la storia simbolica di Israele, cioè attraverso l'immagine di questa ragazza, appunto, presa da genitori stranieri, a una nascita manco tagliata con un biondellino, quindi una poveretta, poi presa dal Signore, vivi e crescesti e ti facesti grande, passavi fino a te, ti vidi e ti presi, eccetera, eccetera. Gesù, il Signore la sistema, la mette a posto, la rende bella e poi riprecipita in tanto male. Questa era la storia di ciò che fu il popolo di Israele. Voi sapete che il popolo di Israele nacque dall'esperienza di Abramo, che era un arameo errante, e fu per molti anni esule nell'Egitto, ben 500 anni, poi fu preso dal Signore, costituito, radunato come popolo attraverso Mosè, e poi cominciò la sua storia, che purtroppo, come si narra la storia sacra, fu storia di tante infedeltà, sia dei suoi figli che molte volte anche dei suoi re, dinanzi ai quali il Signore mandò profeti e tante grazie, esercitando molto fin dall'Antico Testamento la sua misericordia. Ecco, quindi la spiegazione di questa immagine, che è sempre molto attuale, perché le infedeltà nostre al Signore purtroppo non sono mai del tutto cessate, e la Sacra Scrittura propone sempre questa immagine, no? Ogni peccato è un'infedeltà a Dio sposo, o un adulterio, o comunque una infedeltà che infinitamente riami, quindi rega grande dolore al Signore. Questo era vero ieri ed è a maggior ragione, vero oggi, dopo l'avvento di Gesù. Il Vangelo necessiterebbe una lunghissima catechesi, perché questo Vangelo è il fondamento di due importantissime verità di fede cattolica, no? Prima è sull'indissolubilità del matrimonio, quindi sulla intrinseca gravità e impossibilità di ogni divorzio, e la seconda è l'eccellenza della vita consacrata sulla vita matrimoniale, la parte finale del Vangelo. Ora, è molto interessante notare una cosa, attenzione, che Gesù radica l'indissolubilità del matrimonio, non nel sacramento, certo poi il sacramento del matrimonio la fa sua, ma nella opera creativa del Signore. Quando gli dicono, perché sapete, Mosè a un certo punto, che succedeva nell'Antico Testamento? Nell'Antico Testamento succedeva questo, che gli israeliti ancora santi non c'erano diventati, e chi ne faceva le spese erano sempre delle povere donne. Allora, succedeva che se una povera donna veniva ripudiata dal marito e quindi buttata per strada, sapete che succedeva? Priva di ogni onore, di ogni tutela, che l'unica cosa che poteva fare per sopravvivere, perdonate se devo dire questa cosa da lambone, ma è così, era quella di fare il mestiere più antico del mondo, perché nessuno l'avrebbe più accolta e presa. Mosè si trovò dinanzi a questa situazione, cioè cosa facciamo? Mosè non autorizzò il divorzio, ma disse: bene, quando tu ripudi qualcuno, tu devi scrivere un atto firmato e circostanziato dove almeno dichiari salvo l'onore di questa persona, in modo tale che non va a finire in mezzo alla strada. Questo è quello che permise Mosè, appunto, come Gesù dice, per la durezza del vostro cuore, perché non c'era nessun senso ancora di rispetto, specialmente nei confronti delle povere donne, che molte volte nel corso della storia, insomma, hanno assai salatamente pagato la colpa di Eva, insomma il prezzo è stato molto molto caro, insomma, vabbè, cioè non va bene, ma lo facciamo finta che va bene lo stesso, insomma. Quindi Gesù spiega: ma questo non significa che sia lecito separare ciò che ti unisce, perché nel progetto di Dio un uomo è fatto per una donna e viceversa. Quindi nel momento in cui, cercate di capire, no, diventano una cosa sola, quella unione ipso facto è per sempre. Cosa significa questo qui? Significa che la verginità, e oggi dobbiamo parlarne con un valore immenso, allora la verginità ha, come dire, due possibili direzioni: o tu rimani vergine, quindi non legandoti e diventando una cosa sola con nessun amore umano, ma perché? Perché vivi in profondità il rapporto sponsale con il Signore. Il celibato di un prete, così come la verginità di una suora o anche di una persona laica che per vocazione sceglie di non sposarsi, non è, come dire,
una menomazione, ma è una sublimazione. Cioè io cerco quell'unione profonda che chi è sposato deve vivere con la creatura che Dio gli ha posto accanto, direttamente con il creatore. Quindi c'è una dimensione sponsale mistica, capite, che va verso l'alto. O una persona che invece si sposa, attenzione, deve custodire la verginità. Perché? Perché la sua verginità è fatta per una sola persona, capite? Per cui quando uno si arriva a sposare può dire autenticamente, questo non vale soltanto per la donna, perché con la sposa e con la donna si vede, con l'uomo non si vede, no, no, questo vale per tutti e due, cioè tu puoi dire autenticamente ti amo a chi ti sta vicino solo se sei stato capace di custodire la tua integrità per donarla ad una sola persona. Ecco perché è importantissima la verginità, perché è, vuol dire, il sigillo dell'amore di donazione autentico. Cioè io prima di dire di sì a te, aspettando, perché mica lo posso sapere chi sia, non è che a 12 anni sempre compare davanti l'uomo, la donna della mia vita, ho detto tanti no che erano tutti quanti funzionali a questo sì. Quindi o la verginità la dono ad una creatura e basta, o la verginità la dono al creatore e basta. Questo è quello che Gesù ci insegna e ci ha rivelato. Certo, la condizione di verginità la Chiesa insegna è più eccellente. Perché? Perché l'hanno vissuta Gesù e la Madonna. Perché San Paolo scrive alle persone che si sposano che il matrimonio è figura e segno dell'amore tra Cristo e la Chiesa. Quindi l'amore che una creatura vive con il Creatore, che è appunto l'amore sponsale che lega Cristo e la Chiesa, è rappresentato simbolicamente nel sacramento del matrimonio. Sapete cosa significa? Io quando vedo una coppia e come si amano, da come si amano loro dovrei capire uno quanto mi ama il Signore, da come il marito ama la moglie, e secondo quanto io dovrei amare il Signore da come la moglie ama il marito. E così voi quando vedete me, capite, da tanto quanto vivo il mistero dell'amore di Dio, un uomo dovrebbe capire, senti, guarda Leonardo quanto si sente amato da Dio, quanto è, così io devo amare mia moglie. E una donna che vede se e quanto io amo il Signore dice, guarda, io devo amare mio marito tanto quanto Leonardo ama Gesù. È così, funziona così, veramente non sto scherzando, basta leggere le bellissime catechesi, rileggere di San Giovanni Paolo II, proprio sul sacramento del matrimonio e anche su queste cose, no? Gli scritti di bellissimi di Paolo VI sul celibato sacerdotale. Quindi vedete la bellezza, ecco, dell'amore che prende queste due direzioni, è sigillato dalla custodia della verginità che oggi più che mai è importantissima. Non è una cosa brutta, una cosa che ti fa vivere una brutta vita, ma ti apre prospettive meravigliose, perché chi custodisce questo sigillo generalmente, unitamente ad una grande vita di comunione e di preghiera, avrà un matrimonio bellissimo. E chi custodisce questo dono per il Signore avrà, certamente con tutto il concorso delle grazie poi susseguenti e anche della loro buona volontà, un magnifico rapporto di donazione verso il Signore che lo apre a donarsi in maniera universale a tutta la Chiesa. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti, lei che ha tanto a cuore sia le famiglie che i consacrati, a riscoprire l'importanza della verginità che lei ha custodito e intemperata per tutta la vita. Come bellissima cosa, come dono da vivere, come bene prezioso, sotto questo punto di vista, come dice il Papa, non avendo nessuna paura di sfidare apertamente la mentalità dominante del mondo che ha completamente rinnegato alcuni valori e che irride e sbeffeggia chi ancora oggi cerca di viverli. Siamo lodati Gesù e Maria.